Questa manifestazione attesissima è un onore per la città ospitare la prima partita della NBA Europe Live del 2010. Quindi i New York Knicks torneranno in Europa dopo 20 anni, dopo aver giocato a Barcellona l'ultima partita. Incontreranno la mitica Armani Jeans, la squadra più titolata d'Italia con 23 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. Quindi c'è tantissima attesa. Molti italiani sicuramente da domani, quando saranno messi in vendita i biglietti, faranno la corsa per potersi accaparare un posto in prima fila per quel 3 ottobre. Quindi dopo gli All Blacks, Milano impazzirà anche per il basket, ne sono più che convinto. Più spazio a tutti gli sport, non abbiamo mai fatto differenze, non abbiamo mai neanche parlato di sport minori. Il Comune di Milano da diversi anni sostiene economicamente anche gli sport che non sono prettamente importanti come il calcio, promuove tutte le discipline. Infatti il 4 e 5 settembre riproporremo la 2 giorni dello sport proprio in Piazza del Duomo e cercheremo anche quest'anno di decentrarla con l'aiuto di tutte le zone della città di Milano. Innanzitutto noi metteremo a disposizione in Piazza del Duomo il megaschermo, quindi consentiremo a tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di prendere il biglietto per andare a vedere la partita a Madrid, di vederla insieme a tutti i tifosi dell'Inter, ma anche a tutti i cittadini che vorranno appunto venire in Piazza del Duomo. Cercheremo di fare in modo che i festeggiamenti siano dei festeggiamenti come quelli che sono avvenuti domenica, cioè nella piena sostenibilità appunto del senso civico. Ovviamente i tifosi dell'Inter si sono caratterizzati nell'ultimo periodo anche per dei buoni costumi e del rispetto anche delle pubbliche piazze. Sono convinto che sarà una grandissima manifestazione, una manifestazione che Milano mancava da 38 anni, quindi il pubblico interista sarà felicissimo di poter occupare e di poter festeggiare anche in Piazza del Duomo. Armani Jeans che dovevano andare a Coppa di Antava a vedere la partita. Per il prossimo giorno green saranno esonerati anche i comandanti. Io chiederò che tutti i tifosi siano esonerati. Bisogna innanzitutto considerare che una delle cose più importanti è quella di consentire a tutti, anche i tifosi, di potersi recare allo stadio, in maniera autonoma. Quindi per come è stato fatto per i tifosi del calcio, io chiederò che sia fatto anche per i tifosi del basket, giusto per non fare discriminazioni sbagliate.